entra molto bene in curva e esce pure forte, ragazzi. Senti che più la guidi più prendi fiducia, santo cielo, che bomba, che bomba, che bomba. Due auto come due piloti fuori classe che se le sono date di santa ragione, che hanno avuto una grande rivalità sportiva e in casi più estremi hanno maturato odio tra loro. Poi passano gli anni, i riflettori si spengono e ciò che rimane è il rispetto e la stima reciproca, lo stesso rispetto che noi appassionati abbiamo per queste due auto da sogno. Sono Matteo, se non mi conosci questo è il mio canale, nel quale guido, restauro e mi prendo cura delle auto più belle del mondo. Oggi il Deltone e la Ford Sierra Cosworth 4x4 Final Edition, due icone del rally, trentenni, che hanno fatto la storia, finalmente sul canale. La cosa più bella è che posso raccontarvele, non vedevo l'ora. Che macchine, che DNA, pure, dure, che ti raccontano senza filtri cosa c'è sull'asfalto. A volte penso ci sia stata un'involuzione nel mondo dei motori moderni in termini di feeling ed emozioni di guida, proprio a causa di macchine come queste. 4x4, motori da 2 litri turbo che suonano e che volano tra le curve. Guardate il video e alla fine fatemi sapere che ne pensate. Lasciami un like, iscriviti al canale e chissà che alla fine anche voi non la pensiate come me. Buona visione. La mitica Delta Evoluzione contro il Cosworth che ci abbiamo qua dietro, ragazzi. Sono competitor diretto di quegli anni. Tu sei un pilota? Sì, pilota istruttore, sì. Questa è una macchina che erano anni che desideravo di guidare perché c'ha una storia dietro che non ha bisogno di presentazioni. Beh, 6 mondiali consecutivi, insomma, parlano da soli, no? Parlano, poi... Bella, bella, muscolosa, sì, un bel turbo da 2 litri, ragazzi. Una macchina che veramente è stata un'icona, delle auto sportive italiane. Sì. Come mai non l'hanno più fatta queste macchine? Poi che è successo? Perché purtroppo l'evoluzione in realtà è stata un'involuzione. Il fatto di voler migliorare delle cose che sono perfette ti portano a snaturare poi il concetto di divertimento puro, no? Delle macchine. Questa che hai appena detto è una cosa giustissima. Quest'auto qua, la Evo, questa qui, ha uno sterzo che è più diretto rispetto alla 16 valvole, l'ultima versione prima della Evo, insomma. Chiaro. Entra un peletto prima in curva, è più diretta, la senti di più, la senti. Io sto già godendo. Bello, eh? Madonna, che macchina, ragazzi. Senti, guarda. Sì, bellissimo. Oddio. Sound poi inconfondibile. Turbo, di motori turbo, ragazzi. Sì. L'unico leggero handicap, se vogliamo diciamo dirla tutta, è forse il turbo lag che ce l'hanno. Le turbo di quegli anni ce l'hanno tutte, ce l'hanno. Però diciamo che è una cosa che nel momento in cui arriva è un piacere, no? Ma è bello anche quello. Sì. Certo. Questa versione qua è tutta originale? Tutta originale. Bravissimo. Le auto devono essere originali, specialmente in quegli anni poi. Specialmente questa. Questa. Non tu sei essere. Proprietario da quanto di questa macchina? Dal 97. Oh madonna, sì. Praticamente l'hai presa, sì. Era uscita da poco. Sì, era un avvocato che l'aveva presa. Poi io l'ho avute tutte, ho avuto la 4VD, la 8 valvole, la 16 valvole e poi questa. Che muscoli ha, che linee cattive, non l'hanno più fatte. No. Cioè, io mi ricordo quando vidi il video dei Cironi tanti anni fa su sta macchina che era arrabbiato perché... Anche lui si chiedeva com'è possibile che una macchina del genere non la produci più. Sì. Poi c'è questa cosa che ogni tanto dicono: ah, adesso la riparanno in chiave più moderna, la rifaranno nuovamente. Non la puoi rifare. Questi sono quei masterpiece, quei capolavori che una volta che l'hai fatti, non la puoi rifare. Cioè, puoi rifare una Ferrari F40? No, è possibile. C'è stata una, basta. Stop. Sì. Paganini. Questa uguale. Esattamente 30 anni, guarda. Questa è del 92, siamo nel 2022, sì. 30 anni, tanti auguri, sì. Delta Integrale, che si guida ancora come se fosse appena uscita, incredibile, è vero, sento qualche scricchiolio, sento anche un po' di rollio, ma che dinamicità di guida, quanto è leggera, sì. Come va? Ma più si va veloci e più è facile portarla. Beh,
questo non lo scopriremo oggi, ma insomma mi fido di quello che mi dici. Quando tutto galleggia, si alleggerisce, è più facile. Bravo, però questa cosa non la sanno tutti. No. Una volta che hai capito qual è il punto di appoggio, di grip, esatto, e ce l'hai in testa, memorizzato, riesci a fare delle cose ottime, soprattutto quando c'è scarsa aderenza, tipo un asfalto bagnato, giunto viscoso centrale e posteriore torsen. Sì. E allora con un peso del genere, equilibratissima, sterzo ultra diretto e questo turbo che comunque, mamma mia, mamma mia, sentiamola qui, bello, questo è il paradiso. Quanto tiene poi? Cioè, no c'ha un veramente elevato, poi esce è un elastico, no? È un elastico, è vero. Senti questi trasferimenti di carico, con l'assetto totalmente originale, ovviamente rifatto perché dopo 30 certo, anni giustamente certo, si è un po' invecchiata. Madonna che macchina, ragazzi, è cattiva poi, eh? È feroce. Vedi, vuoi prendere la corda subito? Bellissimo. Questa è una strada giusta per questa macchina. Questa è la strada sua. Oddio, quanto siamo entrati stretti qua, che meraviglia, ragazzi. No, vabbè, è un videogame, Alessandro, è un videogame questa macchina. Senti che più la guidi più prendi fiducia, santo cielo. Che bomba. Sei mondiali, c'è un motivo. E io non sono nessuno, sono niente. Dietro al volante di questi bolidi c'erano dei piloti veri. Passano gli anni, guidi di tutto, poi torni su una macchina del genere, una vecchietta, una signora, una milfona, no, e ti si stampa il sorriso in faccia, è incredibile. La cosa assurda è che tu oggi porti un'auto che ha 540, 600 cavalli, quello che vuoi, poi porti queste che hanno appena 210 e godi. Esatto. Godi, sto tremando, signori. Che meraviglia, viva l'Italia! Perché qui ha fatto veramente un capolavoro, raga. Cioè, ho paura a volte quando guido supercar. Questa mi dà fiducia, stiamo passeggiando, ha un bel ritmo. No, sì. Oddio, sentila, turbo! Ma che cos'è? Perfetta. Che cos'è? Poi, devo dire, va molto bene di motore. No, è messa a punto perfetta. Questa non deve stare ferma. No. Le macchine non devi tenerle ferme, devono camminare. Madonna, quanto si guida bene. Madonna santa, ma io come faccio a stare senza sta macchina adesso, da stasera? Oh, ma ti sembrerà assurdo, ma io guido delle supercar incredibili sul canale. Lo so, ma è diverso, è una cosa diversa. Cioè, non lo so, ma sì, mi sta girando la testa. Ma poi una trazione integrale dovrebbe sottosterzare un pochino, ma invece senti che bello. No, questa è... Cioè, ma c'ha un allungo che comunque ci vuole il pelo. Ce l'ha. Che signora, ragazzi. Che signora. Bella blu poi. Sì, ti piace? Madonna, guarda che spaventosa. È spaventosa, sì, è meravigliosa. Sentiamola il rilascio. Sembra un pirla. Sembra veramente alle giostre, ragazzi. Alle giostre. E poi ti posso dire, la seduta di guida, sono abbastanza dritto, non ho le gambe tese come con le giapponesi, eppure c'è feeling, signori, c'è feeling. No, è azzeccata. Il cambio è abbastanza, sciacqua un po', come il famoso mestolone, sì. Ed è perfettamente preciso. È perfetto, guarda. Il rally? Praticamente il rally? Partivano così? Sì. Poi non ha controlli di trazione questo, no. Ovviamente, è una trentenne. Ma certo, c'è niente. Godiamocela due secondi insieme. Vai. Dio mio, quanto tiene? Tiene, eh? Meno male che abiti nella mia città. Allora. Ti vengo a bussare alla porta, caro mio. Perché ti chiederò di farmela guidare ancora, perché non posso stare senza. Ma come viene su? Ma qui stiamo facendo un rally in salita. Io... Sì. Che bella, senti quando scali. Ecco la seconda. Coppia ce n'è, trazione, ti porta fuori dalle curve in una maniera incredibile. 63 al posteriore, 37 all'anteriore, ed è un piacere. Sentiamola qui. È figa, eh?
gioiello. Adesso sarà dura. Adesso sarà dura dopo che ho provato questa. Vedrai. È bellissima. Congratulazioni. Bello. Congratulazioni. Bello. Capolavoro. No, l'hai guidata bene, bravo. Grazie. Che macchina, signori. Che cos'è la Delta HF integrale? Se pensate che ha 30 anni, scendo da quella macchina e salgo sulla Ford Sierra Cosworth 4x4. Mi ha lasciato senza parole. Dovete assolutamente guardare cosa succede e farmelo sapere. Farmi sapere il vostro parere qui sotto nei commenti. Però prima, piccolo spazio pubblicitario. Questo video è sponsorizzato dalla Simoni Racing. C'è un link qui sotto in descrizione. Puoi comprare tutto quello che vuoi. Car lighting, styling, high performance parts, performance. E utilizzare il mio codice sconto ODP15 per risparmiare tutto quello che c'è sul catalogo. Utilizza il mio codice sconto. Io personalmente ho comprato manometri, sedili, volante sgancio rapido, ala in carbonio, tutta una serie di cose che ho utilizzato sulla mia Mini e sulla mia Subaru. Quindi supportaci cliccando questo link qui sotto. E noi adesso saliamo a bordo della Sierra Cosworth 4x4 serie limitata. Sì, bella però, vibrazione veramente analogicità totale, gringhia cattiva, entra molto bene in curva e esce pure forte, ragazzi. Ma queste sono due macchine vere analogiche. Pensavo di essere sceso dalla Delta, quasi un po' con la presunzione di dire, ma aspettate un attimo, signori, perché qui c'è davvero tanta roba. Ok, rolla un po', dondola un po', ma nel momento in cui si appoggia e hai capito qual è quel punto in cui trovi grip e entra, fa paura, mangia l'asfalto veramente di brutto. Bellissima anche l'ergonomia del volante, stra diretto, pura, nuda e cruda, signori. Che meraviglia guidare queste automobili qui, stupenda. Ma che sound ha sta macchina? È gustosa, è pastosa, è piena. Un pochino di turbo lag, ma nel momento in cui saliamo leggermente di giri comincia a farti sorridere. Senti che percorrenza curva, ragazzi. Oh, ma che bomba, ma due in un colpo solo. Delta contro Sierra Cosworth, non te lo so dire quale è meglio. Bellissimo il modo in cui mi coccola su questo sedile e allo stesso tempo il modo in cui graffia. La guida veramente graffiante, piena di scricchioli, la macchina che copia benissimo l'assetto, non è rigido. Mi piace tantissimo questa cosa che dondola un pochino. Una volta che hai capito il suo comportamento, è un piacere. Senti sta seconda marcia, oddio! Mamma mia, signori, che bomba atomica! Madonna, che macchina arrogante! È arrogante! Mi sembra che vada molto bene, l'hai curata negli anni sta macchina, eh? Sono stato abbastanza appresso, devo dirti. Ma senti come galleggiamo? Ale,
grande amico. E da quant'è che volevamo fare sto video? Saranno 4-5. Grazie che mi hai dato questo privilegio. L'ho detto, quando vuoi. Ma se apro il cofano c'è una cosina verde. C'hai una testina verde, esattamente. Perché? Perché parliamo della serie catalitica, che poi è stata l'ultima serie. E questa sulla quale sei seduto è una delle 700 dell'edizione finale, quindi la Final Edition, che venivano consegnate con tutta una sorta di fregi che ho conservati da qualche parte. I due freggini, che non so se hai visto, sono all'esterno nella parte posteriore. Sì. Non era altro che una froceria dell'epoca, perché stavano mandando fuori, come si dice, il modello. C'è un'inesattezza, perché questa dovrebbe avere un volante a quattro razze, che io ho, ma è talmente brutto che ho preferito mettere. Bellissimo questo! Come si dice, gli appassionati sanno che testa rossa è una cosa e testa verde è un'altra, ma poi andando a guardare poca differenza, insomma. Quanto entrano bene le marce! C'ha un bel cambio, un po' lungo come il leveraggio, però abbastanza preciso. Lo adoro! Sciacqua meno rispetto a quello della Delta, è abbastanza lungo, sì, ma è preciso. È abbastanza pastoso, bella goduria. Senti che coppia che c'ha sta macchina. Considera che non è esasperata, ci avremo oggi intorno ai 240 cavalli, perché la possiamo regolare con altri 0,4 bari in più e rimanere nella serenità, perché siamo carburati grassi abbastanza per poter alzare la pressione della turbina. Considera una decina di cavalli per ogni 0,1, quindi se siamo intorno ai 2,40 fino a 2,80, 2,90 super giù. Cioè, lì comincia a essere... Si sente tanto, sì, la differenza. Diventa abbastanza aggressiva, sì, poi. Sì, però sì, è vecchia, teniamocela da conto, perché andiamo piano. Questa è un oracolo, questa macchina, un oracolo. Che frenata! Rispetto al Deltone, che ce l'ha un po' più lunga sta corsa, morde immediatamente. Feeling! Frena. Feeling, ragazzi, non si potrà mai sentire tramite le telecamere, ma io vi assicuro, ragazzi, che questa qui è un'esperienza veramente analogica. Hai voglia di dire mille video perché le auto di oggi non le fanno più come una volta, perché le auto di oggi sono strafiltrate, ma è la pura verità, perché il momento in cui appoggi le chiappe su una cosa del genere, tu ti rendi conto che nella vita non hai mai guidato, o perlomeno non hai mai provato un'emozione tale. È un altro mondo. Un altro mondo! Come ti porta dentro, come esce dalle curve, come vibra, come suona, come sale di giri, quello che ti trasmette sul culo, sulla schiena. È puro godimento, Ale. Io ti giuro, ci sono dei momenti in cui faccio fatica, perché tanto lavoro, 7 su 7, ma poi salgono in queste macchine per quelli come te, la colpa è per quelli come te. Certo. La colpa è di quelli come te che hanno sti cavolori e che se li tengono, se li preservano, che poi quella gioia che mi regalano, quei 10 minuti di guida, a me danno la spinta, che ti devo dire? Lo sai che me ne accorgo anche col pubblico che ci segue, che la pensano così anche loro, anche i giovani cominciano a capire questa cosa qua. Insomma, si vede il manico, no? È un altro odore, senti l'odore della pelle qua dentro, sembra viva. Oddio! Quando sono andato a vederla, che ho aperto lo sportello, questo odore è un qualcosa che non si può descrivere per quanto è bello. Non per quanto ti riporta indietro a quando eravamo ragazzini. Vedrai che anche i giovani apprezzeranno, ma perché prima o poi con la macchina del padre, di un amico più grande, gli capiterà di salire a bordo di uno di sti gioielli degli anni 90 e lì faranno click, cioè per loro sarà immediato. Ok, ho capito che cosa dicono quando si parla di young timer, quei quattro veterani incoglioniti tra cui me, te, sì, Alessandro e tutti gli altri, che non servono tutti quei cavalli, raga, veramente, anche perché non li puoi sfruttare se non vai in pista. Adesso stiamo andando a passeggio ed è una goduria. Che good, quanto è perfetta questa macchina.
te lo giuro. Ho detto, purtroppo troppo. Vibra. Il problema è che non è. La senti quanto vibra quando ti rilascio? Io lo amo che vibra così. Eh no, però non va bene perché c'ho comunque l'albero di trasmissione che non è equilibrato, quindi non va bene. Mi manca praticamente il cuscinetto centrale che si è rotto. Ci puoi andare in giro ugualmente, ovviamente se ci fai le corse così, spot ogni tanto va bene, ma lo dovrei risistemare, lo farò fare a breve. Stupenda. Ditemelo voi com'è sta macchina. Lasciamoci.